DJ Podcast sponsored by 4D Sharp, l'innovativa tecnologia che rivoluziona il mondo dei televisori. Se non lo vedi, non ci credi. Ciao belli. Oh, ciao ragazzi, sono la Prati. Ciao Prati, ciao. Sentite, sono preoccupata perché ho saputo che sono 4 giorni che DJ Angelo c'ha la febbre. Ma pochino, 37, dai. Tesoro, come stai? Bene. Si ferma mai. Se vuoi oggi pomeriggio vengo a casa tua a darti una mano a fare i mestieri e a lavarti le camicie. Va bene. Allora, ma parliamo di televisione, amici. Oggi è partito Estatissima 2011, tutte le mattine dalle 11 sulla 5, il canale rosa per le donne, ma anche per gli uomini, che ci tira tanto il pistolino. Bravissima, in onda per la seconda parte. Arrivo, Fabio. Scusate, ragazzi, ma devo subito andare in studio. Prego. Noi ti sentiamo, eh. Pronto, buongiorno, sono Platinette, la chiamo da Estatissima 2011 sulla 5. Signora, vuole giocare con noi? Senta l'applauso del pubblico. Chi è? Sono Platinette, signora, buongiorno, vuole giocare con noi? Che gioco è? Allora, siamo su Estatissima 2011, un programma che sta andando in onda sulla 5, siamo in diretta registrata, c'è tutto il pubblico che la sta accogliendo con un grandioso applauso, facciamoci sentire dalla signora. Bravo! Lei bravo, può vincere fino a 5.000 euro se partecipa al nostro gioco. Come si chiama? Cecilia. Come? Cecilia. Allora, innanzitutto, se non sono indiscreta e non mi faccio gli affari suoi, cosa sta facendo di bello? Sta cucinando, visto che è ora di pranzo? No, perché ieri sono stato un battesimo, allora devo digerire. Deve ancora digerire. Anche a me, guardi, i battesimi, le cerimonie, i matrimoni mi stanno sullo stomaco, devo essere sincero. Sì. Ma più per il fatto che mi invitano che non per quello che mangio, perché come sai io sono un armadio e quindi posso mangiare quello che voglio. Bene, senta, signora. In quale canale siete? La 5, canale satellitare La 5. Esattamente. Digitale, siamo in diretta registrata. Allora, le spiego il regolamento del gioco. Il montepremi è offerto dal Motel Franco di Fiorenzuola. Il Motel Franco è un posto veramente accogliente, molto moderno, con le camere a tema. Pensi, cara Cecilia, che c'è la camera dedicata a Spider-Man. Cavolo. Dove si può dormire sulle ragnatele, Spider-Man, logicamente. Io sono allergica alle ragnatele. Hai detto che lei scelga sicuramente quella. Ma ad esempio c'è la camera, ad esempio, della famiglia Adams, dove si può dormire su un letto di chiodi veri, e le garantisco che è meglio le ragnatele che i chiodi veri. Insomma, anche insomma, se carissime amiche, se voi seguite la 5, sappiate che se andate al Motel Franco con il vostro fidanzato ne vale sicuramente la pena. Lei, cara Cecilia, conosce o è mai stata al Motel Franco? No. Non è mai stato molto noi. Bene. Non allora, un attimino, rimanga in linea, Cecilia. Mi mettete un attimo in privato con la signora, per cortesia. Ecco, pronto, signora. Lei di dov'è esattamente? No, la signora non deve di dire Foligno. Niente, allora, lei sappia una cosa. Innanzitutto, le dico questo. Siccome lo sponsor, che è il Motel Franco, e si trova praticamente vicino lì a Fiorenzuola, lei sappia, faccia finta di dire che lei c'è già stata. Ma come? Ecco, perché il signor Franco, che è lo sponsor della trasmissione, è dietro le quinte che segue la registrazione del programma. Quindi lei mi faccia un favore, quando la nomi le chiedo se c'è già stata, lei dica che magari c'è già stata, ok? Sì, così certo. Ripartiamo col gioco. Lei dica che è stata al Motel Franco, che magari io le chiedo in quale camera è stata, lei si inventi che c'è già stata, tipo la camera della famiglia Adams, oppure anche c'è la camera Zorro, Barba Papà, insomma quelle cose. Va bene? Così almeno ripartiamo col gioco. La ringrazio. Regia, possiamo partire. Bentornati a Estatissima 11 con la vostra Platinette. Siamo pronti per giocare. Vediamo chi abbiamo al telefono. Pronto? Pronto. Buongiorno, chi ho il piacere di avere al telefono Cecilia. Quest'oggi? Oggi Cecilia. Cecilia, ma che bel nome, che bel nome. Molto bene. Posso chiederti da dove stai chiamando? Da Foligno. Da Foligno, molto bene. Allora, carissima Cecilia, lei può vincere fino a 5.000 euro se gioca con noi, ma io prima le voglio... servirebbero. Ah, beh, sicuramente. A chi non fanno comodo oggi 5.000 euro. Le posso chiedere una cosa? Lei è mai stata al Motel Franco, che tra l'altro è il nostro sponsor? Sì, è meraviglioso. Ma non ci credo! È stata le fate al tutte Motel le Franco di Fiorenzuola. Molto bene. Da Foligno è comodo. Se non sono
indiscreta, le volevo chiedere in quale camera è stata, perché Motel Falco offre una vasta gamma di camere a tema. Zorro. La camera di Zorro! Ma saltocelo! Ma senta un attimo! Ma si è messa anche la mascherina con il cappello? Io ma so proprio la faccia di Zorro. Non ci credo, ma c'hai i baffi come lo Zorro, ma non è possibile. Ma bene. Senta, baffi, ma qual è stato il fortunato che con lei è venuto nel Motel Franco? Posso sapere? Il mio ex. Il suo ex, ma pensate, e lui cosa si era vestito da Sancho Pancia? Vabbè, insomma, andiamo avanti. Bene, signora, andiamo con la prima domanda, non perdiamo tempo, per 5.000 euro. Lei mi deve rispondere. Scusi, quante domande sono? Allora, è una domanda secca facile, facile, di attualità. Vai, come lei sa, c'è stato il concerto di Vasco Rossi a San Siro. Lei mi deve dire il nome di almeno 5 persone che venerdì sera si trovavano al concerto di Vasco Rossi a San Siro. Stiamo parlando di nomi e cognomi. Chiaramente erano tante le persone, lei butti lì anche a casaccio cognomi e nomi e vediamo se lei ci ha azzeccato. Provi. Era bello nomi bello, anche milanesi. Eh? Nomi e cognomi anche milanesi della sua città. È di Foligno lei. Il notaio mi dice che non abbiamo molto tempo. Mi dispiace, non lo so. È difficile. Almeno 5 nomi, butti giù 5 nomi. 5 nomi di fantasia che le piacciono. Rosa Ramazzotti. Sì. Poi? Lucio Dalla. Lucio Dalla, no, sì. Renato Zero. Renato Zero, può essere che sia andato al concerto di Vasco Rossi. Poi? Un raduno ho fatto. E poi? Un raduno totale. Il notaio purtroppo ha detto che il tempo è terminato, cara Cecilia. Lei logicamente non ha risposto esattamente, mi ha detto nomi di cantanti molto famosi, probabilmente tra questi tre qualcuno poteva esserci. Allora, lei ha perso 5.000 euro di Montepremi, ma ha vinto un biglietto per andare domani sera al concerto di Vasco. Va bene? Se per caso non le piace Vasco Rossi, posso regalarle dei biglietti per i Metallica oppure per i Pancras, quelli di Acatoro. Cosa sceglie? Acatoro. Ma nessuno delle due. Non vuole andare a vedere questi tre concerti. Pazienza, Cecilia, io la ringrazio, è stata veramente deliziosa nel giocare con noi, d'accordo? Va bene, va bene. Allora, lei c'è ancora lei, scusi, mi ha detto che non cucina niente oggi? Per via del battesimo di ieri. Ah, okay, gli è rimasto tutto sullo stomaco. Ma cosa ha mangiato di buono? Di tutto. Di tutto di più, va bene. Allora si faccia un bel beverone di bicarbonato, va bene? Sì, va bene. D'accordo. Con tanto limone dentro. La saluto, arrivederci. Grazie, buona giornata. Salve, salve. Ciao, belli. Mi sento gonfio anch'io oggi. DJ Podcast sponsored by 4 on the Sharp, l'innovativa tecnologia che rivoluziona il mondo dei televisori. Se non lo vedi, non ci credi.